Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Salgono i contagi da Covid-19 in Abruzzo. Sono 61 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore con un decesso di un'anziana della provincia dell'Aquila. L'epidemiologo e virologo Paolo Fazi invita però a non drammatizzare, ribadendo l'importanza del rispetto delle prescrizioni sanitarie, considerando anche l'arrivo della stagione più fredda. Vediamo il servizio. Altro balzo di nuovi casi di coronavirus in Abruzzo, 61 quelli rilevati nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 2 e 90 anni. I minorenni sono 3, di cui 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia dell'Aquila. Più in generale, l'aumento odierno è così ripartito in base alla residenza a domicilio: più 32 in provincia dell'Aquila, più 12 in provincia di Chieti, più 12 in provincia di Pescara, più 4 in provincia di Teramo. Invariati i dati dei fuori regione e quelli per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. Sono complessivamente 4.715 casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il totale risulta inferiore di una unità, in quanto è stato sottratto un caso comunicato ieri e risultato in carico ad altra regione. C'è anche un nuovo decesso, una 88enne della provincia dell'Aquila, che porta a 485 il bilancio delle vittime da coronavirus. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.132 dimessi guariti, più 17 rispetto a ieri, di cui 17 che da sintomatici sono diventati asintomatici e 3.115 che sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.098, più 40 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 213.635 test, con un aumento di 2.507 nelle ultime 24 ore. Di questa rapida ascesa dei casi nelle ultime settimane abbiamo parlato con il direttore della Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia della ASL di Pescara. Paolo Fazzi. Naturale che con il freddo e con purtroppo l'aumento delle persone che tipo ragazzi che vanno a scuola, che devono essere chiusi per molto tempo in un ambito ristretto, è naturale che la possibilità di infezione e di contaminazione è inevitabilmente più alta. Dobbiamo essere preoccupati, sì e no, nel senso che se tutti quanti noi manteniamo la distanza di sicurezza dove si può, ma soprattutto la mascherina, anche gli occhiali, e ci puliamo le mani spesso oppure utilizziamo i gel idroalcolici, non faremo circolare il virus e quindi, se riusciremo a tenere bassa la circolazione di virus anche con gli asintomatici, perché comunque purtroppo anche gli asintomatici possono diffondere l'infezione, riusciremo, secondo me, a non avere un'ondata preoccupante. Dovremo comunque preoccuparci, perché dobbiamo essere consci del fatto che ci aspetterà un autunno, un inverno molto lungo, e probabilmente, come è successo l'anno scorso, a maggio-giugno avremo diciamo una diminuzione importante dei casi, in attesa ovviamente di un vaccino sicuro ed immunogeno. Fazi fa il punto anche sui cosiddetti tamponi salivari, per i quali si stanno ancora facendo attente valutazioni prima di eventualmente utilizzarli. In generale, questi test dimostrano una notevole affidabilità nel rilevamento delle negatività. In pratica, se a una persona viene diagnosticata l'assenza del coronavirus, questa risposta ha un grado di certezza elevato. Discorso diverso per le positività, cioè quando i test salivari rilevano la presenza del virus. L'attendibilità è minore. I positivi potrebbero talora essere falsi positivi, e quindi un dato positivo deve essere inteso come sospetto positivo e va confermato con un sistema tradizionale in real time PCR, quindi sarebbe la ricerca dell'RNA virale con le metodiche convenzionali che ormai tutti quanti, anche voi, conoscete. Negli ultimi giorni la questura di Pescara è stata interessata da un importante focolaio Covid-19 che ha colpito il personale in servizio presso l'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ovvero gli operatori di volante, il personale degli uffici e quello della centrale operativa. Lo scrivono i sindacati SAP, SIAP ed FSP Polizia di Stato, che parlano di criticità organizzative e di violazioni del complesso sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro esplicitato dalla legge 8108. Le tre sigle, al fine di un immediato intervento a tutela del personale e degli stessi cittadini che frequentano la questura, riferiscono di aver interessato direttamente le rispettive segreterie nazionali per segnalare il grave caso all'organo di vigilanza dell'ufficio centrale ispettivo di Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Il sindaco di Colonnella, Leandro Pollastrelli, ha chiuso le scuole e chiede tamponi a tappeto per 1.000 studenti, oltre ai docenti e personale ATA. Si tratta del primo provvedimento del genere in Abruzzo dall'inizio delle lezioni. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. È una vera disdetta questo Covid-19, una seconda ondata preoccupante che in provincia di Teramo fa salire il numero dei contagiati a 141. Alcuni sindaci hanno già adottato, stanno per emanare misure drastiche per arginare la diffusione del virus. Il caso simbolo è quello del comune di Colonnella. Il sindaco Leandro Pollastrelli, dopo aver disposto la chiusura delle scuole, ha chiesto all'ASL di Teramo di poter procedere con tamponi a tappeto per tutta la popolazione scolastica. Parliamo di circa 1.000 studenti, oltre a docenti e personale ATA. Un passaggio indispensabile per il primo cittadino che annuncia che se mai l'ASL non predisponesse i tamponi, questi saranno fatti eseguire da un laboratorio privato a spese dell'amministrazione comunale. Solo dopo questa verifica, insiste Pollastrelli, riapriremo le scuole. Si tratta del primo provvedimento del genere adottato in Abruzzo dalla ripresa delle lezioni. Pollastrelli avrebbe assunto questa difficile decisione preoccupato per il crescente numero di casi nel suo comune. Al momento sono 13, ma soprattutto per l'accertata positività di due operatori scolastici. Il sindaco stesso e l'intera giunta sono in isolamento volontario dopo che un assessore comunale è risultato contagiato dal Covid-19. Tutti sono in attesa del risultato del tampone, mentre all'istituto comprensivo Corropoli, Colonnella, Controguerra sono state già attivate le procedure per l'avvio della didattica a distanza. Nel teramano i casi più numerosi di contagi si registrano a Teramo, Capoluogo, Assilvi, Giulianova, Civitella del Tronto e Colonnella. E in attesa dell'approvazione del nuovo decreto Covid che stabilirà l'obbligo della mascherina anche all'aperto, si intensificano i controlli e le multe a Teramo da parte dei vigili urbani, soprattutto nei luoghi pubblici al chiuso, dove la mascherina è già obbligatoria. Infine, il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, invita tutti gli operatori sanitari a comportamenti privati che non mettano a rischio di contagio loro stessi e i pazienti. Per un po', stop a feste numerose o cerimonie troppo affollate. E a Silvi si è avuta conferma questa mattina che nessun professore della terza G della scuola media Bindi, dove sono stati registrati due casi di contagio tra gli alunni, è risultato positivo al coronavirus. Della situazione generale ha fatto il punto il sindaco Andrea Scordella. Occorre, ha detto il primo cittadino, occorre stare molto attenti non solo a mantenere sempre un comportamento virtuoso, ma anche ad adottare tempestivamente le elementari misure atte a scongiurare qualsiasi possibilità di contagio. È evidente, prosegue Scordella, che se in una famiglia c'è un figlio o un'altra persona messa precauzionalmente in quarantena in attesa di fare il tampone, che purtroppo non sempre avviene con la dovuta tempestività, è bene non mandare a scuola gli altri figli fin tanto che non sono conclusi gli accertamenti clinici. Dimesso dall'ospedale di Pescara, il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo è in quarantena. Il TG6 lo ha raggiunto tramite Skype. Acerbo racconta che non tutte le cure sono disponibili per tutti, per poi attaccare duramente Confindustria. Il servizio di Giuseppe Dintino. Sta meglio il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e con uno spirito combattivo per nulla intaccato. È positivo al coronavirus da circa 20 giorni, ma da sabato è stato dimesso dal Covid Hospital di Pescara dopo un ricovero di oltre 2 settimane. Il trattamento sperimentale, quello che mi hanno dato, che si chiama tocilizumab, pare che stia funzionando perché la febbre non mi è ritornata, quindi presumo di dover attendere, insomma, come mi hanno detto, il decorso della polmonite, salvo ricadute che spero facciamo le corna che non ci siano. Avrei da dire che la sorveglianza attiva invece fuori poco funziona perché io sono uscito da giorni e la ASL che doveva farsi carico di me che sto a casa. A me non ha ancora telefonato nessuno. In questi giorni abbiamo seguito sui social il decorso della sua malattia, una testimonianza che mette in guardia i tanti negazionisti e minimizzatori. Bisogna cercare in tutti i modi di far capire, al di là delle fregnacce sulla dittatura sanitaria, che una società, una comunità, gli esseri umani devono rispettare se stessi, gli altri, e cercare di prendere tutti i provvedimenti per difendere la salute di tutti.
E dalla quarantena Cerbo è più agguerrito che mai. Secondo la Costituzione il servizio sanitario pubblico dovrebbe riservare a tutti le stesse possibilità di cura, ma secondo il segretario di Rifondazione nei fatti non è così. Io in ospedale ero ricoverato, io credo se a me sarebbe stato fatto il dato il Remdesivir, come cavolo si chiama, questo farmaco prodotto da una multinazionale californiana, e come era stato dato a Berlusconi. E mi hanno risposto che io avrei avuto un'altra cura perché quel farmaco, quello che ha avuto Trump, nella maggior parte degli ospedali pubblici, anzi a quasi totalità, non c'è perché è stata fatta incetta e ci sono difficoltà di approvvigionamento. E allora usare la malattia di Berlusconi e il fatto che l'ottantenne è uscito subito dalla clinica privata dove lavoravano per la sua manutenzione, diciamo, archeologica, anche quello diventa un modo per dire oramai è una fesseria questo Covid. E ancora l'attacco alla regione. Perché per assumere il personale sanitario dobbiamo rivolgerci alle agenzie interinali prestando il fianco a speculazioni, si chiede a Cerbo, quando abbiamo ragazzi preparati che attendono di essere chiamati? Ma soprattutto Cerbo si infila nel dibattito tra tutela della salute e tutela del profitto, puntando il dito contro i grandi industriali. Responsabili, a detta del segretario, di aver impedito che la zona rossa in Lombardia fosse istituita fin da subito. Lì non è stata fatta perché Confindustria ha fatto pressioni per non farla fare. E il risultato è che noi abbiamo avuto una vera e propria strage. Un tempo, quando c'era una differente cultura e la gente non se la prendeva con gli immigrati, con i poveri, ma se la prendeva con chi sta in alto, quando non veniva garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, si parlava di omicidi bianchi. Quindi io lo dico, io penso che in Lombardia ci sia stata una strage per varie ragioni, tra cui responsabilità di Confindustria, che continua con questo atteggiamento. E ora cambiamo pagina, siamo alla politica, la sconfitta nei ballottaggi ha riacceso le polemiche nel centrodestra fra Lega e Forza Italia e Gelo. Dopo le parole del segretario regionale leghista D'Eramo è arrivata la risposta di Mauro Febbo, a cui nessuno però ha chiesto di dimettersi, come dichiara ai nostri microfoni. Ascoltiamolo, Paolo Renzetti. E polemica aspra a distanza tra Lega e Forza Italia dopo le sconfitte e ballottaggi di Chieti ed Avezzano. Il partito di Salvini, per bocca del segretario regionale Luigi D'Eramo, ha messo sul banco degli imputati l'assessore regionale Mauro Febbo, che aveva alle comunali teatine al primo turno presentato una propria lista con un proprio candidato sindaco. Il diretto interessato spiega però quanto accaduto, aggiungendo che nessuno ieri all'Aquila gli ha chiesto di fare un passo indietro. Intanto mi sembra che adesso ci sia un momento di riflessione e credo che sia giusto. Magari a caldo qualcuno si è lanciato in qualche affermazione che credo che non possa essere accolta da me, perché tutti sanno la mia posizione. 10 mesi fa ho proposto tutto e più di tutto a tutti, la risposta è sempre stata un no e quindi siamo arrivati ad un risultato che purtroppo ci penalizza e a me questo spiace, però era una cosa annunciata. Basta leggere con attenzione i numeri e si capisce. Io continuo a dire, non confondiamo i due livelli, si è votato ad un comune che non è la regione e che non è lo Stato, dove c'è chiaramente insomma, lo scontro ideologico supera anche certe persone. Si è votato a Chieti, abbiamo fatto una lista civica, grande successo, grande risultato, peccato che per una manciata di voti non abbiamo completato il percorso, però credo che ha significato importante, ha significato che i territori, forse qualcuno li ascolta, i risultati possono essere diversi. Su Chieti e su Avezzano si potevano fare due ragionamenti diversi o comunque ci si poteva metterli insieme e quindi ragionare insieme. Qualcuno ha scelto un'altra strada, anche legittimamente, però voglio dire, oggi il risultato purtroppo è questo, quindi dobbiamo risederci al tavolo, riesaminare i voti e poi andare avanti. Credo che questo sia il miglior modo per superare questo momento di difficoltà. Qualcuno all'Aquila ieri ha chiesto le sue dimissioni? Nella maniera più assoluta, ieri abbiamo avuto giunta, nella piena cordialità, abbiamo approvato provvedimenti peraltro importanti come ad esempio quello che riguarda il ponte su Tordino per terminare la pista ciclabile a Giulianova, che è una cosa che ci interessa in maniera particolare, la più bella, la più lunga pista d'Italia, mi permetto di dire, la più bella pista ciclopedonabile d'Italia, che porterà tanta economia per la regione Abruzzo, ma nessuno mi ha chiesto nulla.
Pietro Diego Ferrara è stato proclamato sindaco di Chieti e dunque è ufficialmente in carica da oggi. La proclamazione del primo cittadino sostenuto dal centro-sinistra con l'apparentamento al ballottaggio delle quattro liste civiche del candidato sindaco Paolo De Cesare è stata pronunciata dal presidente dell'ufficio centrale elettorale Guido Campli, che è presidente del Tribunale di Chieti. La proclamazione è avvenuta nella sede della delegazione del comune a Chieti Scalo, presenti fra gli altri il vice sindaco in pectore Paolo De Cesare e diversi consiglieri comunali appena eletti. Domani mattina Ferrara incontrerà il sindaco uscente Umberto Di Primio per il passaggio di consegna. Il primo atto sarà la verifica straordinaria di cassa. Presentato questa mattina il progetto per la linea ferroviaria Roma-Pescara, la presenza dei governatori di Lazio e Abruzzo e del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Il servizio. Roma-Pescara si può fare, presentato il progetto per il tratto ferroviario. Non si tratterà di alta velocità vera e propria, ma piuttosto di un ammodernamento dell'infrastruttura già esistente. La velocità media sarà di 160 km orari e farà risparmiare 1 ora e 20 di viaggio tra la capitale e il capoluogo adriatico, dalle 3 ore e 20 di oggi a sole 2 ore. Esultano i governatori di Lazio e Abruzzo. Poter accedere da Avezzano a Roma Termini, quindi nel cuore della città, in 50 minuti, quando chi abita nella periferia di Roma non ci mette 50 minuti per arrivare a Roma Termini, significa trasformare la Marsica, l'Abruzzo interno, Tagliacozzo, Carsoli e tutta quella zona in un luogo appetibile sia dal punto di vista della vita di tutti i giorni, che consente il pendolarismo, a maggior ragione per il turismo e per l'accessibilità delle aree interne e il ripopolamento di zone che oggi si stanno purtroppo desertificando. E quindi questo è un progetto che inizia il futuro dell'Italia post-Covid. Stiamo lavorando per portare nel cuore e durante la fase della crisi sanitaria un progetto per dire: costruiamo, iniziamo a costruire il post-Covid, non solo sanitario, ma infrastrutturale, produttivo, del lavoro, del benessere. L'opera costerà quasi 7 miliardi, comprendendo anche i lavori per consentire lo spostamento delle merci, e per l'inaugurazione ci vorranno dai 7 ai 12 anni di tempo a seconda delle tratte. L'opera, in linea con il DL Semplificazioni, potrà essere commissariata nell'intenzione di ridurre i tempi dei lavori. È la fine della tirannia della distanza, ha detto il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Qui c'è un'opera infrastrutturale che combatte la tirannia della distanza tra est e ovest, ovest e est, che ha determinato nelle aree interne una minore possibilità di sviluppo imprenditoriale e minori opportunità di realizzazione delle aspirazioni, perché la distanza determina maggiori costi, maggiori problemi per le persone che vogliono approfittare delle opportunità di alcune città. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Sara Marcozzi ha illustrato questa mattina i motivi che hanno spinto i pentastellati a presentare un esposto sul recente ritiro pre-campionato del Napoli a Castel di Sangro. Vediamo. Mancanza di coperture economiche certe, assenza di un bando pubblico, nessuna programmazione a lungo termine, insussistenti motivi di urgenza per una variazione di bilancio effettuata a mezzo delibera di giunta e non con una legge regionale ordinaria. Queste le principali irregolarità che hanno spinto il capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi a presentare all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti abruzzese e alla Procura della Repubblica dell'Aquila un esposto sulla convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e Napoli Calcio per l'organizzazione dei ritiri estivi dei prossimi anni della formazione partenopea in Alto Sangro. Certamente si tratta di 1 milione di euro all'anno oltre IVA per 6 anni minimo, rinnovabili di altri 6, per cui parliamo potenzialmente di 12 milioni di euro più IVA, che sono stati assegnati secondo noi in maniera un po' spregiudicata e in violazione purtroppo di norme nazionali importanti in tema proprio di variazione di bilancio, per cui è bene verificare, è bene controllare sia nel merito della scelta
della squadra, perché non è stato fatto un bando e soprattutto perché non è stato fatto uno studio precedente, come dire, di valutazione delle opportunità e di quelle che sarebbero state le ricadute sul territorio di questa scelta. Il piano marketing non esiste, nel senso che non ci sono degli studi fatti in regione Abruzzo che giustifichino la scelta del Napoli piuttosto che di un'altra squadra. Ci si dice nella delibera che la scelta è stata fatta perché il Napoli è l'unica squadra del sud che gioca in Serie A e che partecipa alla Champions League. Bene, in Champions League credo che non ci partecipi più quest'anno, ma partecipi in Europa League, quindi già uno dei presupposti per i quali è stato scelto il Napoli cade, ma soprattutto chi lo dice che scegliendo la squadra del Napoli, se non c'è uno studio fatto prima, scegliendo la squadra del Napoli si avrà il maggior ritorno possibile per Regione Abruzzo piuttosto che scegliendo, che so, il Milan, la Juve o un'altra squadra. Mancano le coperture, questa è una delle criticità più gravi e di irregolarità più gravi, nel senso che la legge nazionale ci dice che ogni volta che si approva una variazione di bilancio l'ente, quindi la regione, deve prevedere le coperture per tutta la durata di una legge e di un contratto. Questo contratto, questa convenzione dura per 6 anni minimo, forse rinnovabili di altre 6, le coperture previste ci sono soltanto per il primo anno. Il benessere a scuola al tempo del Covid, questo è il progetto dell'Ipsar De Cecco di Pescara, presentato questa mattina nel corso di una tavola rotonda. Vediamo. Benessere a scuola al tempo del Covid-19, questa l'interessante iniziativa organizzata dall'alberghiero De Cecco di Pescara. Professoressa Di Pietro, benessere a scuola in questo periodo non è semplice, non è facile, ma voi ci provate. Il tema del benessere, in senso proprio come nell'ottica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, benessere biopsicosociale, adesso è diventato il grande tema che la scuola deve affrontare. Noi stiamo vivendo una situazione di grandissima emergenza, straordinaria, mai vista prima. E in questa fase i climi, l'organizzazione della scuola e le regole sono tutti orientati a combattere il virus. Però è molto importante adesso ricostruire un bel ambiente, un sano ambiente di relazioni autentiche, affettive, emotive, e quindi creare condizioni di benessere in senso lato per i nostri studenti. E per questo noi abbiamo elaborato una serie di progetti che hanno portato alla costituzione di ben 5 sportelli che devono svolgere la funzione di supporto psicologico, non soltanto agli studenti che comunque vivono una situazione di difficoltà perché anche di limitazione della loro libertà e hanno vissuto un periodo grave di chiusura relazionale, ma anche rivolto ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie. Oggi tutto il sistema della scuola vive un momento di grande criticità e complessità perché c'è un'assunzione enorme di responsabilità, ci sono tante problematiche che vanno affrontate e quindi il sostegno psicologico diventa importante. Così come diventa fondamentale il contatto continuo con gli operatori dell'ASL, e oggi sarà qui con noi il virologo Paolo Fazzi, ma ci saranno anche altri esponenti dell'ASL, e il tema che dovremo affrontare è proprio questo, il diritto alla salute dei nostri ragazzi, che è compito della scuola, ma insieme al diritto allo studio e alla socializzazione. Ed ora lo sport, parliamo di Pescara, seduta di lavoro al mattino con la parte tattica divisa in gruppi, esercizi di forza e partitelle a tema nel finale di giornata. Lavoro differenziato per Andrea Di Grazia e Amadou Diambò, proseguono invece il loro lavoro personale Luca Antei e Mattia Del Favero. Domani previsti esami sierologici e tamponi al mattino, a seguire seduta di allenamento in palestra e sul campo presso il Delfino Training Center. Invece per sabato è prevista una partitella in famiglia, sabato 10 ottobre allo stadio comunale di Atri, ingresso chiuso al pubblico. Circa il mercato, la società resta attiva sul fronte degli svincolati e sta vagliando anche l'ipotesi dell'ex centravanti del Verona, Gianpaolo Pazzini.
Serie C, intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione Pro Teramo, il tecnico dei biancorossi Massimo Paci ha parlato degli ultimi colpi in attacco del Diavolo, del campionato che l'attende e di come, dopo aver tolto gli scarpini, interpreta il ruolo dell'allenatore. Ascoltiamo i passaggi salienti del suo intervento. Io sì, personalmente sono molto soddisfatto. Abbiamo ringiovanito molto, no, rispetto all'anno scorso, la rosa, e a me piace questo. Perché come caratteristiche io sono un allenatore che lavora molto sul campo e quindi avere ragazzi giovani è il mio lavoro, non dico che è più semplice, comunque è più immediato, perché tendenzialmente il ragazzo giovane è più predisposto all'ascolto e poi sono contento perché comunque arriva entusiasmo e arriva forza, vivacità. Meno uscite ci sarebbero state, per me sarebbe stato meglio. In questo momento io sono molto contento perché sono rimasti giocatori importanti. Adesso sta a me, sta allo staff riuscire a motivarli, riuscire a mantenere, no, questo entusiasmo che si sta creando. Da parte nostra credo che la cosa più importante sarà rimanere onesti nei loro confronti. E c'è un processo di crescita, non si può volere tutto subito, bisogna avere pazienza. E credo molto alla competizione, e però ripeto, come ho detto all'inizio, la mia idea è che il rapporto umano va sopra ogni cosa. Guardando questo campionato, è un campionato bellissimo, abbiamo veramente l'opportunità di competere, no? Con delle squadre importanti, delle squadre forti. Non è un campionato di Serie C, ma un campionato di Serie B, B2, ma B. E quindi per noi è veramente una grande sfida. E noi in questo momento la cosa più importante per noi è il processo che potremmo avere di miglioramento, quello su cui ogni giorno ci focalizziamo. Sappiamo che la differenza la faranno i risultati, sappiamo che la differenza la farà la competizione, ci alleniamo alla competizione ogni giorno perché sappiamo che non basta l'impegno, non basta giocare bene, ma bisogna vincere. E in Serie D, a seguito del preannuncio di reclamo da parte della Vastese, il giudice sportivo quest'oggi ha deciso di non omologare il risultato della partita Vastese-Giulianova finita sul campo 1-1. Si riferiscono a quella partita le immagini che stanno scorrendo al centro del reclamo della Vastese, la posizione presunta irregolare del giocatore del Giulianova Balducci, che è stato schierato domenica scorsa e che doveva essere squalificato. Secondo la Vastese doveva scontare il secondo turno di squalifica che è stato combinato nella scorsa stagione. Sempre per questa partita il giudice sportivo ha deciso di squalificare per una giornata il centrocampista del Giulianova Danna, che dunque salterà il match di domenica tra Giulianova e Recanatese. Sempre Serie D, il centrocampista del Castelnuovo Massimo Loviso ha parlato del suo approdo con la maglia del Castelnuovo e ha anche rivelato che il primo club che lo ha contattato è stato il Pineto. Ascoltiamolo. Da quando sono piccolo ho cercato sempre di raffinare di settimana in settimana. Ho avuto la fortuna di crescere a Bologna fino poi a arrivare in Serie A. Il mio primo anno di Serie A a Bologna avevo un maestro che era Beppe Signori. Caspita. Lui mi ha insegnato tanto sotto l'aspetto del come calciare, dai rigori alle punizioni. E anch'io personalmente ci ho messo tanto nel mio nel crescere, perché penso che sia una cosa molto molto importante il poter saper calciare la palla, e nel calcio si è arrivato quasi all'80% come statistiche di gol su palle inattive. Ho sempre cercato veramente di mettere a disposizione questa qualità che madre natura mi ha dato. Per quanto riguarda la scelta di Castelnuovo, sono sincero, due settimane prima che potessi fare una chiacchierata con il Castelnuovo c'era il Pineto che mi aveva chiamato. Ah, il Pineto stesso, poi sì, il Pineto stesso poi
ci siamo sentiti e avevano optato per un altro giocatore, e poi io c'ho rapporto da 10-12 anni, quando giocavo a Livorno e avevamo vinto anche il campionato di Serie B insieme a Maurizio Di Renzo, e poi a quel punto, dopo una settimana che il Pineto aveva fatto le proprie scelte, gli chiesi in maniera molto molto tranquilla com'era la, se c'era la volontà di prendere Massimo Lovisa a Castelnuovo. Ho fatto questa scelta proprio a livello umano, a livello di mi piace il loro modo di pensare, il loro modo di voler crescere step by step. Stiamo crescendo tanto, la società sta crescendo, ha creato qualcosa di bello lì come struttura, c'è la volontà di crescere e di dare il mio apporto a livello professionale, umano, e spero anche, come ho detto, a livello di salute e mentalità, che è la prima cosa, è passione, perché c'è ancora tanto tanto amore verso questo sport. Turno infrasettimanale nel campionato regionale di eccellenza, oggi si sono giocate le partite della quarta giornata, vediamo i risultati e la classifica. Domina Calcio Acquestapone Avezzano 0-3, Alba Adriatica all'Aquila 0-0, Bagigalupo Vasto Marina Lanciano 0-0, Capistrello San Buceto 3-1, Casal Bordino Renato Curi Angolana 3-2, Nereto Virtus Cupello 2-0, Nero Stellati Villa 2015 1-1, Ponte Vomano Delfino Flacco Porto 0-1, Sportore Chieti 2-2, Torrese Penne 7-0. In vetta sale la Delfino Flacco Porto, che aggancia a quota 10 l'Aquila, che non è più a punteggio pieno, a quota 9 il Nereto, poi un drappello di squadre a quota 7, Chieti, Avezzano, Capistrello e Virtus Cupello. È tutto per questa seconda edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del TG6 alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.